Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un'app per iOS, CineTime. Con me c'è Leonardo. Ciao a tutti. Ecco. CineTime è un'app per vedere i trailer dei film al cinema, vedere i film in programmazione nel cinema di una determinata posizione, di una zona. E mi dicevi, Leonardo, che puoi anche ricevere una notifica quando il film esce, giusto? Sì. Ecco. C'era anche un'altra app, Coming Soon, che fa più o meno quella stessa cosa. È stata aggiornata recentemente e purtroppo l'accessibilità è peggiorata. E quindi abbiamo trovato questa CineTime e quindi adesso ve la dimostriamo. Può essere utile a chi ama il cinema, che comunque vuole vedere le ultime novità. Sì. Bene, vediamo come funziona allora. Ok. Perfetto. 17. Eccoci. Doc, 3. Lingua. Velocità parole. Velocità voce. 48%. Parole. Caratteri. Infocom. Shazam. Pagina 2. Pagina N. I. Q. Voci. Cacao prova il Google Gmail Vedo che Leonardo ha molte app come le ho io, vedo, sono tante però pagine. io so le pagine, io non è che chiedo a Siri per aprirle. No, io ho tolto tutte le pagine, ho messo solo la libreria delle app, perché erano 7-8 pagine, e chiedo a Siri che faccio prima, sinceramente. Cerca campo di Eccoci. ricerca. Ok, il primo campo è un campo cerca dove noi possiamo cercare o film che sono già usciti o film che sono in uscita per poi vederci il trailer. Opzioni, pulsante, cursori. Qui ci sono le opzioni dell'app che adesso poi vedremo, ma c'è poco, comunque poi vedremo. Play big, oscurato, pulsante, Questo riproduzione. Play Big serve per riprodurre l'ultimo trailer che noi abbiamo già aperto. Batman. E qui iniziano tutti i film che sono già usciti. Ok. Quindi The Batman. Pagina 1 di 3, regolabile. Qui si può cambiare pagina per lo scorrimento dello slider per andare alla pagina successiva. Ora al cinema. Infatti, lui c'è l'intestazione ora al cinema. The Batman. Sonic 2 il film. The Lost City. The Northman. Animali fantastici e i segreti di Silente. Sulle nuvole. La cena Ecco. perfetta. Morbius. Troppo cattivi. Power of Rome. Ennio. Opera il tempio perduto. Corro da te. Finale a sorpresa official competition. Tra due mondi. Il sesso degli angeli. Storia di mia moglie. Me contro te. Il film persi nel tempo. Cyrano. Mon Amour. Qui ci sono tutti i film Gli amori di Suzanne Bunker. Esatto. Usciti. Prossimamente. E qui iniziano tutti i film che devono uscire. Ecco. Cinema e vicinanze. Noi due. La grande vecchia carta pilula. Settembre. Cosa nostra. Alpen. America. Latana. Prossimamente. Latana. Eni, Latana. American Night. Alpenland. Cosa nostra. Settembre. Tapirulan. Vecchie canaglie. La grande guerra del Salento. Noi due. Cinema nelle vicinanze. E poi nella pagina successiva iniziano tutti i cinema nelle vicinanze, che io ho nella mia città, naturalmente. E entrando in un film, adesso ne seleziono uno, Noi due, la grande guerra del Salento. per esempio questo, Sì. Play B, Loretta Michelur, Beppe, pulsante. c'è il pulsante indietro dove noi possiamo tornare indietro all'elenco film. Questo La grande guerra del Salento. è il titolo del film. Trama. La trama. Film italiano diretto da Marco Pollini. Proiezioni. Film non ancora disponibile nelle sale. Vuoi essere avvisato quando sarà disponibile? E qui c'è. Lui ci chiede se tu qua non è ancora disponibile. Ma se noi vogliamo essere avvisati, andiamo a destra. Avvisami, pulsante. Ah, E se ecco. si clicca su avvisami, lui poi quando il film è disponibile manda la notifica. Ma ci dice anche in quale cinema? Cioè noi possiamo Quando scegliere. esce sì, Ah, quando esce ok. sì. E Perfetto. adesso è scappato, ma torniamo.
La grande tra fil proietti a cast Marco Leontino a me. Paolo c'è il cast. Perdona, Fabrizio Michele dice lentamente info. Titolori, la grande guerra del Premier 0505 Ah, lì c'è la data di uscita. Riccardo. Cosa? Scusami? In fondo diceva la data di uscita del film, cioè premiere, e c'era la data. Sì. Titolori, la grande web premiere, ecco. 05/05/22. Ecco, c'è quando esce. Esce il 5 maggio del 2022. No, cavolo, Michele Fabrizio che è scappato, c'era il pulsante play. Riccardo Puccio De Paolo Tino Marcast avvisa, film non proiezione, film da trama. La grande Becche. In test con riconoscimento attivo. Avvisa film proiet film trama man meno grande grande web meno manna trama film italiano di non attivo. No, c'era il play pulsar back cerca ecco vediamo noi due cinema nelle di noi la grande guerra del Salento. No, non c'è il play. La grande web trama forse non c'è il play. C'è un visto che lì c'è un pulsante non etichettato, forse vai un pochino a sinistra. La grande ecco qua sarà qua. Credo vediamo. Che sia quello, non so, però vediamo. No, non fa nulla, non però fa c'era nulla. Il play big, forse non è l'avevo lei, ma non c'era il play per riprodurre il trailer. In ogni caso, se torniamo indietro, ne mettiamo un altro. Cerca, gli amori di Susirano, mi contro te, storia di mia moglie. Questo è un film uscito, se clicchiamo, se facciamo doppio tap su questo. Play big. Ah, ecco. Eccolo. Play big, se io facessi il doppio tocco qua partirebbe il trailer. Ok. Vediamo un attimo, lo faccio partire per 2 secondi e sì, poi sì, lo fermo. Certo. Play big back, pulsante, back, pulsante. Ecco. Dovrebbe partire. Vediamo. Play big, pulsante, okay. Adult, back, pulsante, back, pulsante. Non parte però. Play 50 storia di mia 2H40 promesse gran trama la sta proiezione Gaudì 3 km Gaudì la sta proiezione il cinema 2H storia di 50 play big 55% play big pulsante back pulsante back non c'è il parte non c'è la cioè vedo che non c'è l'audio probabilmente c'è solo il video perché va vedi che dice la percentuale gallery 17 orari sala Gran Promesse 2 storia di 55%. Ah, forse prova qui? Pulsante a 55%. Forse il volume basso. Non parte il trailer. Play big. Pulsante back. Pulsante back. Vediamo un altro. Vediamo un altro film. Back. Pulsante back. Cerca. Noi due. Cinema nelle DC. Noi la grande guerra. Vecchie, tabirulà, settembre, cozze nost, alpenlan, a me, la ta, prossima, gli amori di Sirano, mi contro te, il film persi nel play big, pulsante, hot play big, pulsante, back, pulsante, back, pulsante. Non capisco. Di solito partivano, non capisco perché non parla, o non sono più disponibili. Però lì c'è una percentuale, vai un attimo, c'è una percentuale che sta salendo. Back, play 82%. Credo che sia quella percentuale lì sia il livello di compatibilità del vediamo se del cambia film. Mi conto 82% provo fai indietro un attimo e prova a rientrare back pulse back ecco rientro in questo gli amori Siran mi conto storia di il sesso degli angeli storia di mia moglie per il sesso degli angeli aspetta a fare vai un po' a destra vediamo se la percentuale qui 51% se mi consenti di caricasse qualcosa vediamo se cambia il sesso 51% no niente rimane così ma non si carica play big pulsante back pulsante back pulsante niente il trailer non si carica il play big pulsante back pulsante back stranamente non si è capito perché di solito partirebbero stranamente non capisco c'è qualche perché... problema sui non mi parto, serve. Però comunque l'app è molto valida, è fatta sì, bene. Sì, vedo, infatti molto. Back, pulsa, back. Nelle opzioni... Cerca, opzioni. Si può... Set fine, setting, lingua contenuti, italiano, Italia. Pulsante. Qui si può cambiare la lingua dei trailer o
dei film. Raggio ricerca cinema, 30 km, pulsante. Qui si può decidere il raggio di ricerca dei cinema. Feedback, intestazione. E poi ci sono qui tutti i modi. Vota l'app, pulsante. Per votare l'app. Contattaci, pulsante. Per mandare un feedback ai sviluppatori. Condividi l'app, pulsante. Per condividere l'app sui vari social. About, e poi sono le informazioni, il numero di versione, le... Sì. I crediti, chi ha ideato l'app, eccetera. Perfetto. Entrando in un cinema, settings, set, fine, pulsante. Noi possiamo. Cerca. Io morì di sul prossima platana. A me al cozzano 70 e vecchi. La categoria noi due, cin Marconi. Per esempio, vogliamo il Marconi, noi c'entriamo. Cine time, mappa. Marconi, avvisi legali. Marconi, chiama button. Pulsante. Qui c'è illustrazioni. Qui c'è la possibilità di chiamare il cinema. Direzioni button, pulsante. Le direzioni, le indicazioni per andarci. Via Cuba, 12/14. C'è l'indirizzo. Qui c'è l'indirizzo del cinema. Palermo, preferiti ad, pulsante. Qui c'è la possibilità di segnare il cinema come preferito. In programmazione. E qui ci sono i film in programmazione su questo cinema. Il sesso degli angeli, commedia, 51%, sala 1. 16.30 18.10 20.00 21.40 Animali fantastici, i segreti di Silente. Come vedete, molto... questo è interessante. Ci dice gli orari e la sala dove è programmato il film. Sì, sì. Ed è un'app, sì, è molto valida. Veramente... Sì. Speriamo che non la rovinino. Esatto. No, bello anche il fatto delle notifiche. Sì. Che ti dice quando il film è disponibile. Peccato per i trailer che non partono. Peccato per Quella i trailer. Sì. Non capisco per quale motivo. Vediamo pure. 16 sala 1, 50 commedia. Il sesso degli angeli. Per esempio questo. Cine time. Play big. Play big. Pulsante. Back. Pulsante. Back. Pulsante. Non c'è qualche pulsante sotto, magari bisogna far partire l'audio del video, vedi se... 150 video, cast, subcap video. Ecco, vediamo. No, video. Video. Forse parti, vediamo. Cast, sub, Martion, Gabriele, Maite, Valentino. C'è un video lì, ma... Colori, il seggene, come, produtto, Italy, premiere, 10 bar. No. C'è il video, ma... In test, back, play big, pulsante. Back, pulsante, back, play 51, il sesso, commedia, trama, 18 puntuali, sala, sala. No, non partono i trailer. Non partono. Non so perché. Beh, comunque. Da considerare che comunque l'app non viene aggiornata da un po'. Ah, quindi... Non so se c'è in programma un aggiornamento da fare o... Oppure, come è stato recentemente già detto, dai, non vorrei che perché i sviluppatori non aggiornano le app, questa app viene tolta sulla sì, infatti, sulla qualche giorno fa è uscita la notizia che Apple sta mandando le mail agli sviluppatori dando 30 giorni di tempo per aggiornare le app, le vecchie app. E in caso contrario verranno rimosse dallo store. Che secondo me è anche giusto, perché comunque abbiamo. Sì. Molte app non aggiornate da anni che comunque non funzionano più, quindi funzionano male. E ci sono anche i problemi di sicurezza, poi secondo me anche da vedere, perché se un'app è compilata con un sistema operativo di 3-4 anni fa, cioè comunque per un sistema operativo di 3-4 anni fa, adesso non sarebbe poi così sicura girando sul sistema operativo comunque più recente, quindi va anche bene. Ma probabilmente perché lì usciva video, probabilmente non carica perché o il server del trailer è cambiato o non funziona, probabilmente, o c'è qualcosa lì, perché comunque di solito io facevo un doppio tocco su quel pulsante che e partiva il video sì. E partiva il trailer, quel play big, quel pulsantino play big, sì. Ecco, questo è l'app. Però veramente... per il resto vabbè, è una, ripeto, una bella app, valida, funzionante, perché è tutto etichettato.
Sì, tra l'altro è un'alternativa a Coming Soon che attualmente non è molto gestibile, diciamo Anche se che. siamo già in contatto con gli sviluppatori per chiedergli se fosse possibile ripristinare l'accessibilità, adesso vediamo. Speriamo che rispondano, perché comunque sarebbe, quella è fatta veramente bene con Minsun, Sì, era fatta sì. bene. C'era anche la possibilità di condividere il trailer, oltre che guardarlo, c'è anche la possibilità di condividere proprio la scheda del film Sì, e con la poi c'erano tutte le trama. informazioni, c'era appunto Proprio bella la trama, storia il del film. cast. Sì. E tra l'altro su Coming Soon ci sono anche i film già usciti e ho visto, non è molto accessibile però, la parte dove dice anche dei film in TV, I film in TV, sì. dove ci dà la trama del film e ci c'è anche su quale canale è disponibile, Su però quale canale viene ecco, trasmesso? in Sì. questo caso ne hanno messo semplicemente su e non ci dice il canale, anche lì è un problema di accessibilità, però speriamo venga risolto, comunque Coming Soon era veramente interessante come app. Diamo un'altra notizia che non c'entra con però una news secondo me da dare, non c'entra con quest'app. È stato aggiornato il sito di audiogame.store Sì, mi è arrivata la recentemente, mail di recente anche a me. dove praticamente sono disponibili solo gli ultimi giochi usciti, che sono praticamente due, e tutto il resto non è più disponibile. Bisogna Sì, effettuare il registrare login con login, le praticamente bisogna iniziali. dire cliccare su ho dimenticato la password per farci dare una password E valida. poi dalla password, Ho sì. però notato io questa cosa, Leonardo, che mi ha lasciato un po' così, un po' perplesso, che il sito mi dice sito non sicuro quando faccio il login. La cosa non è che mi abbia molto fatto piacere, perché anche quei tempi, comunque Io non oggi. ci ho provato, quindi Ah, non hai non provato a fare. so. Ecco, Siccome praticamente sono in contatto se con loro, quindi dovrei io. provare. Se io tento di. Vado sul sito, mi dice sito non sicuro. Effettivamente, questa è una cosa tecnica. L'indirizzo è ancora HTTP, non è HTTPS, quindi non è Quindi non hanno sito messo il sicuro. protocollo, devono aggiornare il protocollo di Insomma, io sicurezza. prima di registrarmi lì ci sto pensando perché insomma, Sì. forse è meglio mettere almeno un minimo di sicurezza perché comunque è un login. Perché prima il login non c'era, prima tu andavi lì. Cliccavi sul bottone di PayPal, poi passavi a pagare su PayPal, lì era sicuro, cioè non c'era problema. Cioè, così invece l'accesso non. Comunque, se fate l'accesso, dovreste trovare nella sezione del vostro profilo i codici per i giochi che avete acquistato. Quindi, Sì. questo è buono perché almeno i codici rimangono lì. Dovrebbe essere più semplice per ritrovarli e dovremmo avere le licenze sempre. Poi penso che i codici siano validi. Però io spero sempre che si decidano a mettere le app sugli store di Apple, eccetera, in modo che lì sarà più semplice per tutti, senza problemi di login o cose varie. Purtroppo, vabbè, i giochi vecchi non sono più disponibili. Quindi tutti i vecchi Emmerich, eccetera, c'è solo l'ultimo e tutti gli altri giochi che, insomma. La gente ci ha speso dei soldi però lì sopra, insomma, che non erano neanche pochi, quindi non so, la cosa è un po'. Non so cosa ne pensi tu, Leonardo, ma mi ha lasciato un No, no, po'. no, hanno Ecco. speso soldi e Un po' poi. così, insomma. Anche perché erano bei giochi, oltretutto. Non Sì. erano anche fatti bene. Io ne ho giocati al massimo due. Sì, ma Mai erano. oltre C'era 200. anche, vabbè, c'era. Quello delle Audio Rally Racing, che era molto bello. Sì, Quello ma anche lo Audio stesso Audio Moto Moto Championship. Championship erano anche fatti bene, quindi è proprio un peccato che si siano comunque persi anche perché sono stati pagati e comunque sono Il soldi migliore che avevano era Play Store. e che anche quello lì non c'è più, quello era bellissimo Sì. ed è sparito. Io penso che secondo me uno sforzo in più per ricompilarli si poteva anche fare, penso Poteva io, fare. perché abbiamo perso veramente dei giochi di qualità. Secondo me è un peccato, quindi ecco, se volete registrarvi dovete andare sul sito, chiedere la nuova password e poi potete fare il login con la vostra mail che usavate già per gli acquisti, quindi avete già usato per gli acquisti sul sito. Ecco, speriamo mettano un po' di sicurezza sul login, perché se ci avete ancora non l'ho fatto perché sono rimasto lì, ho visto che dice non sicuro e boh, sto aspettando un attimo a fare il login.
Bene, direi che possiamo concludere. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi siamo sempre qua disponibili per suggerimenti. Se volete Sì. qualche app, qualche dimostrazione particolare, noi siamo qua. Grazie a tutti quelli che mi seguono su YouTube. Ricordiamo il gruppo Telegram, Apple VoiceOver. Basta cercarci, ci trovate. Il club su Clubhouse, sempre Apple VoiceOver. Dove ci sono le conferenze, oltre che Esatto. su Clubhouse, Ci sono su anche i le pod, altre c'è anche il podcast piattaforme? Apple VoiceOver, lo trovate su tutte le principali piattaforme. Cercate Apple VoiceOver su Amazon Music, Apple Podcast, Spotify. Insomma, lo trovate su Google Sì. Podcast anche. Ci trovate su diverse piattaforme. E lì troverete tutti gli eventi di Clubhouse, e trovate anche, potete anche ascoltarvoli tranquillamente da lì. Ecco. Rivediamo, appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, a presto. Ciao.